pronti a raccontarvi il posticipo della giornata di campionato, della 34esima giornata di campionato del girone di A di Serie C. Il vostro Daniele Laspina che vi parla come al solito in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagata di Alessandria. La sfida appunto fra Alessandria ed Arezzo. Bertozzi, Zappelli, Azzini, attenzione alla conclusione insidiosa ma debole. Pagine toscane che nel corso della settimana hanno conquistato le vittorie di misura. Attenzione qua, conclusione così, un supplementare per salvarsi. Il traversone in mezzo, il tocco di testa a scavalcare tutti, il gol di Sbampato che sblocca la situazione. L'Alessandria in vantaggio per 1-0 al minuto numero 8. Subito si sblocca la partita del Moccagatta con Sbampato. 1-0. Recupera palla senza commettere fallo l'Arezzo che ora prova a innescare il contropiede. La palla, la conversione, il tiro alla rete di Brunori. Che gol! Si inchina Brunori, riequilibra la situazione. È uno pari al Moccagatta. E che gran gol di Brunori! Campo. Sbaglio, l'errore gravissimo di Checchin. Allora Arezzo, la conclusione di Cutolo dalla distanza. Prova a ricoordinarsi, il dribbling, la serpentina, entra pericolosamente in aria, non lo ferma nessuno Brunori poi alla fine. A difendere la posizione, gli soffia il tempo, attenzione la palla è sanguinosa però Bellazzini! Non ne approfitta, arrivato se ne va, traversone in mezzo all'aria, la palla disimpegnata, la palla ancora buona per Serrato! Altro gol, capolavoro, l'Arezzo è venuto aspirato all'Alessandria! E rifila un altro gol fantastico, stavolta la firma è di Matteo Serrotti, chiedo scusa per l'errore. Lui che ha allenato le giovanili dei bianconeri fino all'anno scorso, attenzione alla verticalizzazione per Brunori! Arezzo 3, Alessandria 1, ancora felpatissimo Brunori! E... responsabilità delle retroguardie dell'Alessandria. Santini prova ad inserirsi in aria, la palla con De Luca scambiata fortunosamente, Santini la conclusione, il diagonale che spera anche Santini a ridosso del portiere, la palla proprio lì nell'area piccola, finisce a terra il portiere secondo l'arbitro senza un fallo. Gazzi gioca all'indietro per Gemignani che ha spazio, ritrova di nuovo l'ex centravanti del Torino, la palla per Sbampato che riesce a salvarla prima che esca, però la giocata verso Santini, Santini mette a sedere Bashit, Santini la palla per De Luca in aria, finta, De Luca prova a liberarsi alla conclusione che arriva adesso sul primo palo e alla fine se la cava Pelagotti mandando chirurgicamente col contagiri Badana che se ne va in aria poi calcia Serrotti. Invece la soluzione è proprio quella del tiro late di Maltese, la palla in profondità per Cutolo che parte in posizione regolare, il tiro e la palla che finisce in rimessa laterale ma non vallo. Il traversone di Maltese verso il secondo palo, lo stacco di testa e poi il disimpegno provvidenziale di Zappi che prova ancora a spingere, il traversone ancora a Camado di testa, la palla alta sull'incornata dell'Italo con le mani, Gemignani in mezzo all'aria, cade un giocatore dell'Arezzo, la palla ancora buona, la girata la palla Sartore sulla destra, l'uno contro uno con Sala, Sartore mette il pallone in mezzo, Akpatu la riapre a un minuto dalla fine e 2-3 segna la rete Akpatu. Fischietto in bocca per Meleleo, eccolo qua, si giunge al traguardo al Moccagatta, l'Arezzo alla fine la spunta per 2-3 sull'Alessandria, una partita rocambolesca, tesa, rovesciata alla fine, 3 punti d'oro per gli aretini.